noi ci sentiamo, come il resto del sistema, una vera e propria cinghia di trasmissione per anticipare anche le provvidenze che il PNRR mette a disposizione di imprese e famiglie. È un ruolo nuovo che sa anche d'antico quello che il sistema bancario sta già giocando all'interno del Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza. Il gruppo Cassa Centrale, Banca Ter, Cassa Rurale, Friuli Venezia Giulia e ZKB ne ha discusso in un convegno cui hanno preso parte imprenditori e pubblici amministratori, che al contempo ha fatto il punto sul presente del rapporto banca-impresa. Il potenziale sviluppo che è già in atto ormai dall'ottobre scorso sui territori, nonostante lo scatenarsi di eventi effettivamente complicati come la guerra, la crisi dei prezzi, la crisi delle materie prime, sta dando dei segnali a nostro modo di vedere positivi, perché senza dubbio tutta la tematica del credito d'imposta, della ricerca nelle imprese e i settori turistico dell'agri-food stanno ricevendo un buon impulso dai fondi del PNRR. Il gruppo Cassa Centrale già dallo scorso anno ha messo al centro della propria agenda una progettualità specifica dedicata al PNRR, stanziando un primo plafond pari ad 1 miliardo di euro, con strumenti finanziari ideati per garantire un'adeguata interlocuzione con imprese ed enti locali. A ciò si sono andate ad affiancare la creazione di un team di esperti e la realizzazione di un programma di formazione dedicato ai consulenti imprese delle banche affiliate, per intervenire non appena si renderanno disponibili le specifiche misure. In una parola, fare rete, in questo caso preventivamente. Oggi dobbiamo fare più sistema di ieri per tradurre anche la nostra consulenza e la consulenza dei nostri operatori sulle aziende, per capire i contesti, per sviluppare i contesti e per far sì che questa relazione diventi più proficua in relazione alle regole che cambiano. Una riflessione in chiusura. L'applicazione del PNRR renderà necessaria una seria opera di educazione digitale, non solo per quel che riguarda le imprese, alla luce di un nuovo rapporto banca-cliente. L'uso corretto della tecnologia, che in questi ultimissimi anni la pandemia ce l'ha insegnato, ha fatto passi da gigante. Non è un caso che la digitalizzazione, che è un po' il cavallo di battaglia del PNRR, obbliga i cittadini, le banche e le imprese ad utilizzare la tecnologia a favore dell'attività umana, quindi liberare tempo per poter far meglio altre cose che il mondo e il mercato ci impongono.